Subito però dobbiamo cominciare con, chiamiamola, attualità, seppur sportiva. E oggi c'è stata la rescissione del contratto che legava il suo Lino Capuano all'Arezzo e l'abbiamo letto in questi giorni, insomma, della sua nuova avventura al Modena. Abbiamo collegato con noi proprio Ezio Lino, che ritroviamo con piacere. Buonasera, mister. Buonasera, buonasera a voi tutti e a tutti i telespettatori e un abbraccio circolare all'intera città di Allora, ci eravamo ovviamente un po' persi di vista, ovviamente per quello che era accaduto. Allora, intanto, una tua prima impressione su questa nuova avventura che diventa, no, come geograficamente parlando, la tua avventura più a nord, quella di Modena. Sì, è una piazza importante. Dice la storia, negli ultimi 16 anni mi sembra che hanno fatto 3 anni di A e 13 di B, però adesso è una situazione di classifica precaria, sicuramente è un impegno importante che mi inorgoglisce e logicamente mi riempie di responsabilità, però ecco, da domani metterò la tuta, farò il lavoro di cui amo, per cui vivo e quindi spero di poter fare e di contribuire alla salvezza del Modena. Ti ha voluto fortemente Caliendo. Ma mi ha voluto fortemente la società, sì, è normale, ti chiama un uomo di calcio di notevole spessore, che ha fatto il procuratore a grandissimi livelli, che ha vissuto di calcio, è normale che per me è un motivo di grande orgoglio. Però voglio dire, mi ha voluto anche il direttore Pavarese, anche lui ha un curriculum di tutto rispetto, ha fatto direttore nel Napoli in Serie A, ha portato il Napoli in Champions, quindi voglio dire, sono persone di grande spessore e cercherò di ripagare la fiducia che hanno posto nella mia persona. Stiamo vedendo una foto in cui stringi la mano al presidente Ferretti. È stato complicato arrivare a questa rescissione, o avete trovato abbastanza Ma abbiamo velocemente? fatto una rescissione, quindi è inutile fare dietrologia, è inutile fare polemiche. Io devo ringraziare l'Arezzo per la possibilità che mi ha dato, devo ringraziare tutto il popolo amaranto e devo ringraziare Ferretti perché comunque io sono arrivato ad Arezzo, lui mi ha voluto insieme a De Martino, insieme a tutti gli altri, quindi io comunque oggi sono a Modena, penso perché mi hanno apprezzato anche nelle ultime esperienze che ho avuto ad Arezzo. Ai tifosi dell'Arezzo invece che cosa vuoi dire? Rimarrò tifoso a vita dell'Arezzo, io non sono un ipocrita, quindi Arezzo non la cancellerò mai, mai. Ho tanta gente che mi scrive, tanta gente che è tifosa del sottoscritto. Purtroppo mi dispiace che sono andato nel dimenticatoio troppo in fretta per qualcuno che ha dimenticato frettolosamente tutto quello che io ho fatto per l'Arezzo, ma io non mi riferisco soltanto al campo, il campo è l'ultima delle situazioni, perché io sono una persona che ha grandi sentimenti, grandi principi. La cosa che sono stato male è che dopo qualche ora che sono andato via, qualcuno che viveva insieme a me quotidianamente addirittura si è fatto qualche nickname falso per infamarmi, questa è la cosa più brutta che difficilmente riuscirò a dimenticare. E siccome è una cosa schietta, siccome sono una persona schietta, le cose non me le trattengo. Ad Arezzo che devo dire? Sono follemente innamorato di questa città, di questa piazza, non finirò mai di ringraziare tutti coloro i quali mi hanno sempre sostenuto. E anche coloro i quali non mi hanno sostenuto, perché non è un problema, voglio dire, non è che puoi, avere tutti dalla tua parte. Io Arezzo la porterò sempre nel cuore e al più presto tornerò ad Arezzo, anche perché Modena Arezzo non è lontano e quindi con piacere vi tornerò in questa splendida città. Mister, Vai. sono Matteo Marzotti. Pronto? Sì, mister, sono Matteo Sento Marzotti. male. Ciao Matteo, adesso ti sento bene. No, ti volevo chiedere come hai vissuto questi mesi, visto che comunque Male, era sembrato che Matteo. comunque ci fosse la possibilità anche di trovare prima una rescissione, poi c'era stata la vicenda, no, in estate del contratto, e poi ti volevo chiedere.
che giudizio ti sei fatto di quest'Arezzo, visto che comunque sei venuto anche a vederlo a Livorno? Ma ho vissuto male, diciamo, per non usare un altro termine, chiuso in un ospedale, perché io sono uomo di campo, vivo per il calcio, vivo quotidianamente e quindi mi è mancato tutto. Adesso mi sento un uomo libero, grazie a Dio, e posso ritornare a fare quello che amo fare. È normale che diverse situazioni le ho perse, le conoscete tutti, la Casertana, il Catanzaro, però forse via, ho avuto questa possibilità e oggi forse sono, no forse, sicuramente sono più contento, perché mi permette di andare in una grandissima piazza, di rimanere al nord, quindi poi non rimembriamo il passato, guardiamo al futuro. Per quanto concerne l'Arezzo, l'Arezzo è una grossa squadra, non lo dico io, lo dicono i nomi che la compongono. Io penso che Gemi insieme con Riccioli, Chiedovenia, ha costruito un grandissimo organico e quindi è giusto che le aspettative siano alte. E penso che non si possa fare nessun paragone con gli anni miei, perché è come, cioè, sono dei paragoni improponibili e chiunque li fa o li fa in malafede o perché col calcio è come ci capisce molto molto poco. Qualcuno dice che l'Arezzo di adesso, se avesse, chiamiamoli così, diciamo, gli attributi, la cattiveria che aveva la squadra di Capuano del primo anno soprattutto, diciamo, farebbe un bel salto di qualità, perché la qualità c'è. Ma perché parlate sempre del primo anno? Ma l'anno scorso l'Arezzo ha fatto grandissime cose, fino alla partita di Prato, no? Sì. Fino a quando poi non sono successe tante cose che hanno minato la tranquillità dello spogliatoio e quant'altro. Io penso che l'anno scorso noi, Fabio, abbiamo fatto grandi cose, abbiamo preso gente che tutti dicevano che avevano smesso di giocare, tipo Tremolata, abbiamo portato un giocatore sconosciuto che oggi sento che va a Bergamo, parlo di Monaco, facendo anche una plusvalenza. Voglio dire, per quello che potevamo spendere penso che abbiamo fatto benissimo, e io ho un solo rammarico, che è successo qualcosa, può succedere in tutte le società, per l'amor di Dio, che ha fatto sì che la squadra non fosse più tranquilla, altrimenti avremmo parlato di un altro miracolo, di questo ne sono convinto. Poi i paragoni Capuano, Sottile è un grosso allenatore, io dico che bisogna farlo lavorare tranquillo, perché è uno bravo, è uno magari diverso da Capuano, magari Capuano è più pragmatico, lui magari, diciamo, gli piace più l'esteta, no? Far giocare la squadra in un determinato modo, però io penso che bisogna lasciarlo tranquillo, troppe critiche, io lo ritengo un ottimo allenatore. Gigi Alberto Dini. Mister Salve, ho una... Pronto? Mister Salve, sono Luigi Alberto Dini, una domanda, voglio... Sì. Sono curioso di sapere se in questa esperienza che è stata ad Arezzo pensa di aver dato tutto e se tornasse indietro se cambierebbe qualcosa di quello che ha fatto. Non ho dato tutto, ho dato di tutto di più, dalle 7:30 la mattina fino a mezzanotte la sera. E vorrei ricordare a qualcuno che scrive, no? Vorrei ricordare che io sono arrivato nel momento forse più difficile del calcio ad Arezzo degli ultimi anni. Ricordate, no? Ripescaggio mancato, il battaglione San Marco, avete dimenticato tutto forse, no? O qualcuno fa finta di dimenticare, io non dimentico. Io sono arrivato nel momento forse più brutto degli ultimi anni, ok? E vi ricordate il primo ripescaggio mancato? Sì. Mi ricordo la presentazione, quando ci fu la conferenza del dottor Ferretti, tutta quella polizia, e io ho preso, grazie alla proprietà che mi ha dato sempre fiducia, che mi ha dato sempre stima, ho preso tutto sulle mie spalle, l'ho portato avanti, quindi voglio dire, cosa dovrei fare di più di quello che ho fatto? Il leccaculo, quello non appartiene alla mia indole, quello non appartiene al mio modo di essere. Una curiosità, no, su quello che dicevi prima, no, dei nickname, è qualcuno che ha lavorato con te che poi secondo te ti ha offeso? No, lo dico con schiettezza, la cosa più brutta, io alzo il telefono se ho da dire qualcosa a qualcuno e glielo dico, ma gente che ha lavorato a 3 metri da me,
ok? E che io mi sono comportato sempre alla grandissima, non ho fatto mai male a nessuna persona. Dopo due ore che sono andato via a crearsi nickname falsi per offendermi su qualche sito, quello no, quello fa parte dell'imbecillaggine dell'essere umano. Volevo chiederti un'ultima cosa, che cosa serve secondo te alla realtà calcistica di Arezzo, oltre ovviamente al valore della squadra, che tu hai detto il valore c'è, che cosa serve però per fare quel salto di qualità e magari andare ancora più in alto? Che cosa manca all'Arezzo calcistico? Secondo me l'Arezzo è in grandi mani. Roberto Gemmi, Andrea Riccioli sono persone di grande spessore, loro sicuramente sanno e lo hanno dimostrato con i fatti, perché oggi l'Arezzo è una grossa squadra ed è poi alla fine il terzo in classifica. Quindi cosa serve? Serve un po' di fortuna, poi bisogna dire anche che il Presidente ha fatto degli investimenti notevolissimi ed è normale magari che le aspettative siano alte, è normale che le aspettative dell'anno scorso e di due anni fa erano totalmente diverse da quelle di quest'anno. Stiamo vedendo una foto quando spalavi la neve, te la ricordi? Ho fatto tante cose per l'Arezzo. Fai vedere anche la foto quando misuravo la luce perché il giorno dopo dovevo partire per Roma per portare tutte le carte del ripescaggio. E magari anche sul motorino quando correvo alla Covisoc con Montendino, direttore del Taranto, che speravo che non arrivava un tempo. Si può dimenticare la storia. Chi dimentica la storia non è un essere umano. Mister, un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza. Grazie, io intanto ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità di parlare con Arezzo, con gente che non dimenticherò mai, ma non è una frase di circostanza, è proprio anche un filo di commozione. Quindi io oggi, se raggiungo una piazza importante come Arezzo, come Modena, perché sono stato in una grandissima piazza come Arezzo, dove sono stato voluto bene, e io voglio bene a questa gente, voglio bene all'Arezzo e spero che l'Arezzo possa raggiungere gli obiettivi prefissi. Grazie, buona serata. Ciao.